Sport, inclusione, buon vino e cibo. Sono questi gli ingredienti perfetti per trascorrere un San Martino all'insegna della convivialità e della salute. E la settima edizione di Corri a Cupertino li ha inclusi tutti. In 120 hanno corso per ben 6 ore, al termine delle quali hanno potuto gustare la vittoria insieme a un buon bicchiere di vino novello. Assolutamente un buon vino. Noi abbiamo con la Cupertinum organizzato una bella premiazione con dei vini che facciamo qui a Cupertino, Negramaro, e quindi penso che insomma gli atleti saranno contenti. Oltre alla gara c'è stata anche la staffetta dove 11 team hanno cercato di conquistare quanti più giri di circuito possibili. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Nuova Atletica Cupertino, ha visto inoltre la partecipazione degli studenti di due scuole, quelli dell'Istituto Bachelet di Cupertino e del Nicola Moccia di Nardò, che hanno preparato delle gustose pietanze per i corridori. La ricompensa è sicuramente anche quella di aver condiviso una bella giornata. Si sta svolgendo in piazza, abbiamo cominciato con un po' di pizzica, le pettole e le castagne della tradizione, come è giusto che sia San Martino, e credo che sia festeggiare sia la migliore ricompensa per tutti. Abbiamo tutto e abbiamo cercato di fare rete con tutto il tessuto sociale che Cupertino e la provincia di Lecce ci offre. E oggi qui addirittura no, hanno voluto proprio onorare la tradizione di San Martino con pettole, con tanti prodotti della nostra cucina salentina. Quindi è importante anche questo, ma è importante quello che la NAC oggi ha organizzato in questa città e tutte le associazioni sportive che hanno partecipato. Una giornata di grande festa, una giornata che davvero è stata straordinaria. Tanti atleti che si sono messi alla prova, 6 ore sono tante, e quindi grazie a tutti coloro che hanno fatto uno sforzo davvero enorme per organizzare questo evento. Poi anche una cosa molto bella è stata che ci sono stati anche i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al loro fianco, quindi scuola, associazione, territorio, quindi tutti presenti. La Corri a Cupertino è una gara non solo dinamica e che guarda alla tradizione, ma è anche inclusiva e aperta a tutti. Sono stati infatti numerosi gli atleti paralimpici che hanno attraversato il centro storico di Cupertino, assaporando la storia del nostro territorio. Per noi della SD Mollare Mai è sempre un piacere competere con queste belle iniziative, perché oltre a dimostrare quello che sappiamo fare, ma è un motivo in più per incitare altre persone per poter uscire di casa e cercare in tutti i modi di coinvolgerli e far capire che anche loro hanno grandi possibilità. Gli atleti paralimpici l'hanno vissuta con il senso dello sport, della fatica, come tutti noi atleti. E non c'è distinzione quando si fa sport, si soffre allo stesso modo e si gioisce allo stesso modo e si è anche, come dire, contenti di far parte di una bella festa. Abbiamo dimostrato, malgrado tutto il terreno che non sia molto competitivo, abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare e ce l'abbiamo fatta. Sensazioni bellissime, veramente. È stata dura perché veramente ho corso con la carrozzina paralimpica, quindi non è una carrozzina che sia a tutto e per tutto facile e gestibile, però ce l'ho fatta, ho dimostrato che anche con una carrozzina si può fare grandi cose. Un evento in cui hanno partecipato tanti ragazzi speciali che davvero hanno avuto la forza e di competere come con tutti gli altri. Noi promuoviamo con questa manifestazione anche un messaggio importante, quello di dire basta alla violenza alle donne. Lo abbiamo voluto fare mettendoci insieme lo sport, mettendo insieme le scuole, mettendo insieme l'associazionismo sano, e credo che insomma la ricetta l'abbiamo imbastita bene. Alla fine delle 6 ore, ad essere premiati con una bottiglia di vino della cantina Cupertinum, non solo i primi classificati, ma tutti gli iscritti. Le barriere non esistono, esistono solo quelle mentali. 6 ore di grande passione e divertimento.